Buonasera a tutti, amici, amici di I Am Mr. Blogger Valeriani. Commentiamo questa meravigliosa vittoria col Bologna. Partita fatta diventare semplice, ma che semplice non è. Perché l'anno scorso col Bologna abbiamo pareggiato, oggi abbiamo vinto in scioltezza. Soprattutto, bentornato Rafa. È così che devi giocare se vuoi tra qualche anno o in qualche periodo andare via e farmi guadagnare un po' di fresca poi da spendere sul mercato. Però è così che devi giocare, e devi giocare se vuoi essere un top player. Cioè niente pause, strapponi, gol, assist, quello devi fare Rafa, niente pause e essere decisivo. Sto cominciando leggermente a stufarmi. Questo è un messaggio per Mario Inter e non solo, per tutti gli interisti che guardano le partite. Il Milan ha bisogno degli altri. Io mi sto girando il cazzo di queste stronzate, dette proprio con affetto e stima, ma non solo per Mario Inter, che saluto, ma anche per gli altri. Perché se il vostro allenatore non è capace a fare il pressing e a indurre gli avversari all'errore, non è colpa mia, perché cominciare a mettere, già dall'anno scorso, queste cose in giro comincia a essere un po' stucchevole, oltre che un po' di cattivo gusto, perché non riconoscere i meriti di una squadra che spendendo 3 volte meno di quello che spendete voi riesce a fare un pressing migliore del vostro, forse è il caso che andate da Inzaghi, che è stato triturato dalla Lazio per il secondo anno consecutivo, e gli chiedete di fare un pressing migliore, perché non c'è nessuno che ci regali gol. E noi che siamo bravi in quel determinato settore, ovvero il pressing sul portatore di palla, fatto in maniera che qualcuno sia costretto all'errore, che sia il portiere, che sia il centrale, e il pressing a tutto campo. Quello noi lo facciamo bene insieme alle ripartenze. Poi abbiamo anche qualche difetto, ma quelle cose oltre a una rapidità d'esecuzione delle ripartenze che nessuno ha in questa Serie A, va bene lo sfottò, però usarlo sempre comincia a essere un po' stucchevole. Perché una volta va bene, una volta lo scanzuolo, una volta altro schifo, mo mi sto rompendo le palle. Perché pur di non riconoscere i meriti degli altri, vi inventate le cose. Finché si scherza una volta, finché si scherza due, ma è come se a noi quel campionato l'anno scorso ce l'hanno regalato e l'avete perso voi. 50 l'avete perso voi e 50 ce lo siamo meritato noi. Perché non è facile nelle ultime giornate non prendere mai gol senza ritornare, e altre cose, senza ritornare a rimarcare i meriti dell'anno scorso. Perché il Milan ha dei meriti, non si scansa nessuno, nessuno ci passa i palloni, quindi se quelli fanno degli errori è perché siamo bravi noi a fare il pressing e a indurli all'errore. Questa è una piccola chiosa per Mario Inter, ma che gli voglio bene, ma per tutti quegli interisti che già stanno parlando di Scans Bologna, non hanno giocato, hanno passato la palla a Leao e altro schifo. Per carità di Dio, ci sta lo sfottò, però ribadisco, abusarne poi diventa brutto e di cattivo gusto. Parliamo di questo Milan Bologna, perché abbiamo vinto, abbiamo fatto giocare i nuovi, Charles De Ketelaere ha dimostrato che Diaz può anche stare assettato, perché stiamo a posto così, quindi è il titolare, punto e basta, perché quello che ha fatto vedere oggi, tra contrasti, scucchiai, assist, verticalizzazioni, accelerazioni, ammonizione di scouting, cioè si è fatto capire che deve giocare, e 32 milioni non possono stare in panchina. Questo è. Il Bologna, poca cosa, ma siamo stati noi a renderlo tale. Ma Sansone, quando è entrato, ha fatto qualcosa, ha colpito un palo. Ma Arnautovic viene mal servito e si deve fare il mazzo per tutta la squadra. Il resto è la solita squadraccia che merita a salvarsi, a battere l'Inter e niente di più. Quindi questo è quello che dovrà fare il Bologna quest'anno: salvarsi e battere l'Inter un'altra volta, e poi stiamo tranquilli e sereni. Io questo campionato mi sto sempre più convincendo, se queste sono le premesse, che la seconda stella si possa fare. Perché vedendo anche Roma-Juve di oggi, la lotta a chi faceva più schifo, perché fra il primo tempo della Roma
e il secondo tempo della Juve. C'è da mettersi a piangere, ecco, invece di rompere il cazzo al Milan, pensate allo schifo delle vostre squadre, perché c'è veramente da piangere. Quindi io, se vado come stiamo andando adesso, la seconda stella veramente si può fare. L'unico forse rammarico di stasera è aver visto poca poca intensità. Cioè, forse siamo ancora inizio stagione, spero che i ritmi si alzino un pochettino, cioè che ci sia un po' più di velocità, un po' più di aggressività, un po' più di cattiveria, insomma un po' più di mordente. Ecco, mi è sembrato un po' troppo moscia, cioè come per dire prima o poi lo facciamo e prima o poi segniamo, ecco, questo mi è sembrato. Però per il resto, bene Kalulu, bene Tomori, bene la difesa, bene il debutto di Pobega, insomma tante cose positive. Qualche un po' più di intensità e un po' più di velocità, perché adesso arriva la Champions e lì i ritmi sono più alti, insomma, se cominciamo ad alzare un po' più i ritmi non mi dispiacerebbe, ecco, un po' più di cattiveria non mi dispiacerebbe, anche perché la stagione adesso entra nel vivo, cioè ormai ci siamo scaldati, è ora di accelerare, perché se acceleriamo e cominciamo ad alzare i ritmi e gli altri perdono punti, la seconda stella si può fare. Quindi, perché ribadisco, vedendo gli altri che sono ancora dei cantieri aperti, noi abbiamo le certezze che altri non hanno. Il sistema di gioco, le certezze dei singoli, la difesa, gli altri sono ancora dei cantieri aperti e fanno degli errori, a dir poco alcuni, specie Inzaghi, a dir poco marchiani, Allegri, il solito schifo, Mu, se è quello del secondo tempo, del primo tempo con la Juve, non mi preoccupa. Quindi, ma attenzione, siamo a inizio stagione, però c'è ancora tanto, tanto da fare per gli altri. Stasera partita in controllo, partita ben gestita e quindi meritatamente vinta dal Milan, tranquilli, sereni, si è visto anche bene subentrati, quindi se non ci sono infortuni, ribadisco, se non ci sono infortuni e altri problemi, questa seconda stella si può fare, si può fare. Quindi andiamo avanti, bellissima partita, bel Charles de Ketelaere che deve giocare e abbiamo vinto una partita importante, perché non era facile dopo le partite di ieri avere la testa giusta. Ma se il Milan comincia a essere conscio del fatto che si alza un po' i ritmi e comincia ad aumentare l'intensità e a prendere quella fame e quella cattiveria, e allora si può fare, si può fare, si può fare. Perché li vedo ancora non ancora cattivi al punto giusto. Ecco, quello forse è l'unica cosa che devo sottolineare, poi il resto va benissimo, va benissimo. Prossimo video per le partite di Sassuolo e ci sentiamo presto con il bello e il brutto di questa partita. Ciao a tutti.